Anticipazioni uomini e donne, guai per Mario, arriva una segnalazione. Poche ore fa i protagonisti di Uomini e Donne si sono ritrovati in studio per una nuova registrazione. Puntate che vedremo su Canale 5 a gennaio, subito dopo la pausa natalizia. Ebbene, le anticipazioni ci riportano alcuni colpi di scena. Partendo dal trono Over, da segnalare la lite furiosa avvenuta tra il cavaliere Federico Castello e l'opinionista Tina Cipollari, al termine della quale il cavaliere Sardo ha lasciato lo studio abbandonando il programma. Al momento non ci sono dettagli su questo ennesimo scontro, ma pare sia stato particolarmente infuocato. Federico e il cavaliere Sardo con la barba, che ha raggiunto qualche settimana fa per conoscere Barbara De Santi. Le cose tra loro non erano andate bene, e lui era rimasto in studio per conoscere Aurora Tropea. Tina non ha mai nutrito simpatia per lui, e le cose a quanto pare sono degenerate in questa registrazione. Nel frattempo, sappiamo che Cristina Tenuta ha deciso di dare una opportunità a Alessandro Vicinanza. I due si stanno frequentando, anche se lui ha ammesso di voler conoscere anche altre dame. Infatti sta iniziando a conoscere anche Yasna. Di Roberta di Padua nessuna traccia. La dama di Cassino non è tornata dopo aver abbandonato lo studio nella scorsa registrazione. Nessuna traccia neppure di Armando Incarnato. Anche al trono classico c'è stato un colpo di scena, visto che è giunta una segnalazione su Mario, il corteggiatore di Ida Platano. La tronista è rimasta un po' male a causa di questa segnalazione. In studio è arrivata una ragazza che ha dichiarato di essersi sentita con Mario, sino a poco prima che lui partecipasse a Uomini e Donne. Mario ha spiegato com'è andata, e a quanto pare è stato molto convincente, visto che alla fine lui e Ida hanno fatto pace. In studio sono state mostrate le esterne che la Platano ha fatto con Mario e Ernesto. Assente il tronista Brando, mentre Christian ha portato in esterna sia Valentina che Virginia. Una volta tanto nessuna delle due ha lasciato lo studio. Quindi non lo vedremo inseguire qualcuna delle sue corteggiatrici, e questa è una novità. Per il momento le anticipazioni finiscono qui. Cosa ne pensate? Vi dispiace che Federico sia andato via? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.